Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati con la rubrica dedicata alla Fondazione MAC di San Michele all'Adige. I suoli delle valli del Noce da oggi hanno una carta pedologica utile per razionalizzare la fertilizzazione e l'irrigazione dei frutteti. Oggi andiamo a scoprire la pubblicazione I suoli delle valli del Noce, un volume edito dalla Fondazione MAC e realizzato con il supporto di Melinda e delle casse rurali delle Valli di Non. Andiamo a vedere. Qui con me c'è uno degli autori di questa pubblicazione, che è Duilio Porro del Centro Trasferimento Tecnologico. Che cosa contiene questo libro? Questo libro contiene, diciamo, una fotografia di quelle che sono le aree destinate a frutticoltura nelle Valli del Noce, quindi Val di Non e Val di Sole, partendo da uno studio effettuato dalla caratterizzazione pedologica del suolo, quindi la natura del substrato geologico. Per intenderci, in Val di Non abbiamo molti terreni di origine calcarea e dolomitica e questo fa un bello spaccato, soprattutto nelle zone più, diciamo, dove la dolomia è importante, quindi una concentrazione di magnesio e di calcio nel suolo molto importante, che va poi a determinare anche quello che sono gli aspetti di conduzione poi del frutteto, sia in termini nutrizionali che in termini idrici. Poi ci sono altri suoli che sono magari più leggeri e quindi anche lì la gestione del frutteto dovrà essere differenziata. Per questo nel libro, che ha degli importanti capitoli partendo dalla natura geologica del suolo, dalle caratteristiche agronomiche e chimiche dei suoli stessi, con uno spaccato di quelle che sono le concentrazioni delle proprietà chimiche, quindi la sostanza organica, la tessitura, quindi sabbia, limo, argilla, e le concentrazioni dei diversi nutrienti nel suolo, prevalentemente per quanto riguarda la nostra zona, magnesio, potassio e calcare, che va a determinare quelle che sono poi l'assorbimento della pianta e quindi la risposta in termini quanti qualitativi oltre che nutrizionali. Possiamo dire quindi che emerge una fotografia molto completa e articolata dei suoli delle Valli del Noce. Ma a chi si rivolge questa pubblicazione? La pubblicazione si rivolge innanzitutto a tecnici, a ricercatori, ma anche agli agricoltori. Un agricoltore può sfogliare, d'altra parte nel testo ci sono schede riferite ad ogni singola unità di paesaggio, quindi di zona. Uno può dire: io sono in questa zona, vado a vedere che gestione del suolo devo fare, cioè ho tanta acqua che mi trattiene il mio suolo, ho tanta sostanza organica per cui dovrò stare un po' più indietro con la nutrizione azotata, per esempio, ho tanta acqua, dovrò gestirla in un determinato modo, e quindi uno può ricercare la sua zona e capire come gestire al meglio e ottimizzare le sue produzioni. Da questo studio durato 2 anni emerge che la qualità dei suoli frutticoli della Valle di Non è buona. Come si è articolato questa attività di indagine? Allora, l'indagine si è sviluppata su 2 anni, 2016-2017, ha interessato 36 frutteti sparsi distribuiti un po' in tutta la Valle di Non e ha visto il prelievo e l'analisi di oltre 430 campioni. Quali indicatori della qualità biologica del suolo? Noi abbiamo utilizzato gli invertebrati, quindi gli artropodi, annelidi, molluschi. Questi invertebrati nel suolo hanno una caratteristica particolare, nel senso che in suoli di elevata qualità, poco disturbati, noi andiamo a ritrovare alcuni gruppi di invertebrati, viceversa altri gruppi di invertebrati li riscontriamo in suoli di qualità più bassa. Quindi, tramite i nostri campionamenti e l'individuazione degli artropodi, degli invertebrati riscontrati, siamo riusciti a stilare un po' una classifica di qualità di questi suoli. Il risultato complessivo è sicuramente buono, nel senso che il risultato dei 2 anni di lavoro indicano che, soprattutto lungo il filare, quindi sotto le piante, la qualità biologica è buona, se non molto buona. Un po' più scarsa al centro dei filari, molto probabilmente per l'effetto di compattazione per il passaggio dei mezzi agricoli. Dal frutteto siamo passati al laboratorio di chimica agraria per conoscere le analisi chimiche che sono state effettuate sui suoli delle Valli del Noce. Sentiamo Daniela Bertoldi, che figura tra l'altro tra gli autori di questa pubblicazione. Qui nel laboratorio di chimica agraria della Fondazione MAC sono state eseguite tutte le analisi chimiche sui campioni di terreno per la definizione della carta dei suoli delle Valli del Noce.
In totale abbiamo analizzato quasi 700 campioni utilizzando metodi ufficiali per la determinazione di 13 parametri, tra cui appunto la tessitura, il grado di reazione, calcare totale e attivo, capacità di scambio cationico, azoto totale, carbonio organico, fosforo assimilabile, le basi di scambio e il boro solubile. Queste analisi consentono una caratterizzazione agronomica dei suoli, permettono quindi di ricavare il fabbisogno nutrizionale e le esigenze di concimazione e di irrigazione. Grazie Andrea Cristoforetti e Duilio Porro. Io do spazio alle nostre rubriche con i nostri esperti. Ora la parola va a Gino Angeli per il punto fitosanitario. Drosophila suzuki è un dannoso insetto della frutta ben conosciuto dagli agricoltori trentini e noto come moscerino dei piccoli frutti, delle ciliegie e della fragola, sebbene questa specie di origine asiatica possa attaccare numerose altre specie coltivate e anche spontanee. È comparso in Europa nel 2009 con una prima segnalazione fatta proprio dai tecnici della Fondazione MAC in Trentino, e contemporaneamente è stato segnalato anche come dannoso anche in Nord Europa. Negli anni a seguire le popolazioni sono cresciute di molto e per queste ragioni anche la Fondazione MAC, attraverso i suoi tecnici, sperimentatori e ricercatori, ha svolto una serie di attività di ricerca e di monitoraggio per contenere le infestazioni. Per queste ragioni sono stati screenati inizialmente una serie di insetticidi e attraverso le attività del centro di saggio sono stati prodotti dei dossier necessari per l'utilizzo pratico dell'insetticida in campo. Parallelamente si sono svolte attività anche di studi di monitoraggio, di valutazione di sostanze attrattive, di messa a punto di modelli previsionali volti a individuare i momenti ottimali di contenimento. Un'azione di ricerca che ha trovato grande applicazione riguarda anche l'utilizzo delle reti antinsetto e le trappole di cattura massale. Recentemente i ricercatori della Fondazione si stanno occupando di controllo biologico. È stato infatti osservato che anche per Drosophila suzuki sono presenti in natura degli menotteri parassitoidi in grado di contenere le popolazioni. Sono iniziati a partire dal 2015 una serie di lanci inondativi per valutare l'efficacia di questo limitatore naturale e i risultati sono promettenti. Riteniamo infatti che nel futuro il controllo biologico possa contribuire in maniera significativa alla gestione di questa grande emergenza fitosanitaria. Anche per oggi è tutto. Per maggiori informazioni su questo volume vi invito a consultare il nostro sito fmach.it. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.